Ragazzi, oggi vi mostrerò l'umidificatore ProScentFlume, le modalità di utilizzo e come ovviamente utilizzarlo. Allora, innanzitutto abbiamo il contenitore, che è questo illuminato con la luce, dove vengono inseriti 5,5, se non mi sbaglio, litri di acqua. In questo caso io utilizzo l'acqua distillata, quindi da comprare al supermercato, oppure l'acqua che si raccolgono dai condizionatori. E troviamo questa bocchetta che si può, diciamo, ruotare, quindi decidere da dove far uscire il fumo. Inoltre, qui è possibile inserire alcune gocce tipo di profumi, varie essenze, alcune gocce, per permettere appunto che l'aroma esca. Infatti qua c'è scritto aroma. Questo lo trovate coperto con uno scotch, basta togliere lo scotch e potete inserire benissimo. Qua dietro invece troviamo i filtri, che devono essere inserite così in questo modo per poter utilizzare perfettamente l'umidificatore, in modo tale che la modalità anioni, che dovrebbe purificare l'aria, funzioni. L'umidificatore si accende sia attraverso il telecomando con le varie opzioni che sono uguali a queste di qua, che ovviamente sia dai tasti touch, e inizia a produrre subito. E da qui è possibile regolare appunto la varia intensità del fumo. In questo caso abbassate, infatti il fumo è al minimo. Rialzandolo potete notare qui si attiva la modalità anioni e potete utilizzare anche le varie modalità bambino, baby, e questo è per attivare invece il fumo caldo. Allora c'è la possibilità anche di inserire un timer per lo spegnimento, l'accensione dell'umidificatore. E semplicemente questo può essere anche attivato tramite Alexa con l'applicazione. Ovviamente qua trovate infatti l'opzione Wi-Fi che si connette attraverso la password, che voi abbinerete attraverso l'applicazione ProScent.com, e potete attivare o disattivare l'umidificatore attraverso Alexa. Ad esempio, Alexa, spegni umidificatore. E vedrete subito come si disattiva. Alexa, accendi umidificatore. L'umidificatore si riaccenderà nuovamente. Quindi questo è comunque l'utilizzo. Molto semplice, molto buono comunque come umidificatore. Perché comunque a un prezzo di 90 euro, questo fa veramente la differenza in una camera molto secca. Soprattutto per chi magari si ammala all'influenza. Spesso questo è utile, molto utile.